Ragazze, oggi sono andata alla MAC e grazie a mia figlia Tania mi ha voluto regalare dei prodottini perché non riuscivo a non prendere nulla. C'è una nuova collezione, andate a curiosare, ora vi faccio vedere. Ah, io mi sono presa due cosine dall'attico, che c'è, ci sono dei rossettini nuovi. Questo qua non ce la rapa. Ma iniziamo da quello, è molto carino. Questo qua è della collezione nuova di Picot ed è il numero 21, non so se si vede, molto carino. Ce n'è veramente tanti, non ho guardato quanti in esattezza, però ce n'è. Questo appunto è il numero 21. Poi qui ci sono i mascara, che io questo qua lo adoro proprio, non è waterproof, è per tutti i giorni. Almeno io non li uso waterproof per tutti i giorni. E questo qua è a 3,90. Tutti i mascara adesso sono in offerta a 3,90. Poi il mio smaltino di questo periodo è questo marrone. Cioè sono in fissa col marrone. Vedete, le mie unghie sono marroni. E mi sono comprata questo marrone che è decisamente diverso, un cacao, questo qua. Il numero non lo so come al solito, però il marrone così, solo questo c'è. Oh, adesso arriviamo alla MAC, la mia figliolina. Ci sono questa nuova collezione, che è veramente... Cosa posso dirvi? Ormai posso dire solo le solite cose. È strepitosa ogni collezione che è nuova. MAC, Picot, però adesso stiamo parlando di MAC, è una meglio dell'altra. Questo prodottino qua, che io ho preso questo colore, li potete usare, sono molto brillanti, non si vedete? Li potete usare sia bagnati che asciutti. Ecco, li faccio vedere qua. Allora, vedete che colore ha? Mamma mia, è strabiliante, vedete? Questo qua, proprio bello, eh? Ed è così. Anche di questo ce n'è uno solo, però si chiama To Boldy Go. Vedete? Spero che si veda. Ok, e questo è un ombretto, guardate che brillante, una meraviglia, in quanto a blush e illuminanti, quant'altro. Ci sono tre tipi, tre colorazioni, io ho preso, siccome ne ho i vari tipi, guardate anche il packaging, che bello che è, la confezione, il nome è questo qui, sempre se lo riusciamo a vedere. La confezione è molto carina, da una collezione, quindi molto quanto carina. È un illuminante praticamente aranciato, poi c'è quello beige e quello oro più marroncinato. Lo faccio vedere qua, ovviamente sulle guance è una cosa stratosferica, vedete? Ovviamente non è un ombretto, no? Quindi con un pennellino lo mettiamo su tutto qua, sugli zigomi, con un pennellino a ventaglietto. Difatti vendono anche quello, io non l'ho preso perché... ne ho qualcuno. Lo mettete proprio qua e qua, da quel colorito che a me piace proprio tanto, si vede di più dal vivo che qua in camera. Però. E poi ci sono tutti questi rossetti, ovviamente c'erano tanti rossetti nuovi, tanti smalti,
insomma, una bella collezione. E poi c'erano tanti colori, persino verde, insomma, delle collezioni. Io ho preso questo qua, che a me piace tanto, è scuro, molto scuro, ma da quando sono un po' abbronzata a me piacciono più scuri. È un qualcosa di, mamma mia, sono molto colorati, non pigmentati più di tanto, ma dei lucidi proprio fantastici, secondo me. Ora, anche provandolo sulle mie labbra, adesso vediamo se... E che? Molto carino. Io ovviamente non ho messo matita né nulla, difatti non è il massimo, però con una bella matita simile, questo qua è il numero, no, va a nomi, no, 128, 118, molto scritto in piccolo, e anche qua non so se si vede. Oh, non mette fuoco questo cellulare, però ci sono diverse gamme, dalle più chiare per arrivare a questo che è bello scuro, come vedete. Io vi faccio vedere lo swatch, vedete com'è scuro, com'è lucidoso. Questo è un retto e questo qui è il nostro Fard Blush. Bello luminoso qua. Niente. Questi prodottini qua li ha regalati Tania a mia figliolina. Ed è stata strepitosa, come sempre. Quindi, niente. Io vi saluto. Vi do il solito bacione. E speriamo presto. Ciao.